Poi leggi i commenti sotto a sto video. Pervertito, maniaco, fai schifo. Ciao. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale con questo nuovo episodio delle Fuck Bastarde, il secondo episodio dopo il primo, non l'avreste mai detto, che è stato da voi praticamente richiestissimo. Avevo infatti chiesto soli 500 like, dico soli perché abbiamo superato gli 800. Mi fa anche molto piacere fino a un certo punto, perché in realtà oggi non vi siete proprio regolati. Infatti, come avete letto dal titolo, l'argomento è uno in particolare. Però ne parliamo tra poco. Intanto, come faccio all'inizio di ogni fuck, andrò a salutare qualcuno di voi, che poi qualcuno si fa per dire perché siete una cifra. Comunque, Federico Marconi, che è il mio omonimo, però in realtà è un mio fan, quindi bella. Poi Agostino Prisco, Andrea Felice, Beatrice Frese, mi chiama Bella FIFA. Aspettate un secondo. Pronto, Bomber? Dimmi tutto. No, tranquillo. Il 4G non mi funziona la rete, devo andare in giro con due telefoni, uno che fa cagare e uno che fa peggio cagare, quindi non ho internet. Domani c'è per parlare, usiamo i messaggi normali perché sennò non mi chiamate, perché sennò non posso comunicarti. Per me va Ho bene tutto a WhatsApp. una condizione. A quale condizione? Saluta YouTube. Oddio, saluto a tutti. Ciao Vito, da parte mia, ciao Vito, che stai facendo? Stavo a registrare le fuck bastarde. Appunto. Eravamo rimasti a Beatrice, poi Camilla Campi, Giorgia Pica, Giorgia Lauricella, Giancarlo Pace, Giulia Bosco, Kevin Guttà, Xteos, Julie Wolf 03, Valerio Colafrancesco, Marilena Carluccio, Alex Nocerino, Aniello Boscone, Emma Bartoccini, Martina Scagliarini, Martina Calabrese, Miriam Cagliazzo, Mattia, che è il ragazzo che gestisce assieme a Soli, ovvero la ragazza che ha scritto la fanfiction. Loro due gestiscono la mia fanpage di Instagram, che ovviamente vi invito ad andare a stalkerare, e ve la lascio qui, My Idolis Fede Marconi. E infine Terk, che come vedete lì alle spalle è stato l'autore della fanart, quindi ovviamente ringraziamolo tantissimo. Non ho voce, però nel dubbio passate al suo canale e partiamo con le domande, dai. La prima domanda ce la fa Grande Manuela, autostima, cioè questa è tutta autostima ovviamente, Grande Manuela. Comunque ci chiede, usciresti mai con una tua fan? Ti prego rispondimi, ti adoro, salutami, mi chiamo Manuela. Ciao Manuela, allora in realtà sono già uscito con una mia fan una volta, perché praticamente molto semplicemente mi ha chiesto di uscire, ma non è che mi ha chiesto di uscire in maniera particolare, mi ha chiesto oggi vieni in centro, io non potevo perché comunque ero a Vicenza e quindi poi la settimana dopo sono tornato a Roma, mi ha fatto comunque piacere uscire e scambiare quattro chiacchiere perché comunque... Comunque non ho problemi di questo genere, l'ho già fatto una volta, come detto, lei probabilmente testimonierà questa cosa, per cui non vuole fare l'infamata e quindi non ho problemi, quindi cioè, questo non vuol dire che adesso in 20.000 vedo schifo, usciamo. Boia De, non è toscano, ci chiede, se ti offrissero dei soldi in cambio di pubblicità di un gioco che non ti piace, ovvero facendo un gameplay, cosa faresti? Bella Bomber, penso sia classica questa risposta, però in realtà direi di no, perché semplicemente se il gioco non mi piace, l'ho già fatto tra l'altro una volta, mi hanno proposto un gioco sul calcio, tra l'altro, che è una cosa che tecnicamente mi piace, però era un giochetto di merda, ve lo dico molto tranquillamente. E ho anche provato a capire a cosa fossero interessati, non mi hanno neanche dato più di tanta confidenza, quindi ho detto già sponsorizzate un gioco di merda, ve la tirate pure, potete anche andare a fare in culo. Davide 1400 mi chiede, hai mai tradito la tua ragazza? Allora, qui non c'è scritto in maniera specifica quale ragazza, quindi lancio il sasso e nascondo la mano, dico di sì, che è successo. È successo, perdonatemi, però non me ne pento, perché comunque ne è valsa la pena, quindi, cioè, ACAB. Sì, come starete notando, ci sto un po' girando intorno, perché poi le domande, quelle belle, arrivano dopo. Però comunque anche questa è una domanda interessante. Martina mi chiede, hai mai ascoltato una canzone che per te ha un significato enorme e ti è capitato di piangere? Mi saluti, un bacio Martina, un bacione. Sì, anche se raramente mi è capitato di piangere per una canzone, cioè spesso mi è capitato di ascoltare canzoni,
che mi facessero riflettere, canzoni che comunque significassero molto per me, anche al momento. Però raramente, devo ammettere che una volta, più di una volta, comunque in determinati periodi è successo anche che mi potesse scendere una lacrimuccia. Mi hanno insegnato a sognare ad occhi aperti, ma che faccio se non sei qui con me? Giulia Sarpi ci chiede: e se tuo figlio fosse della Lazio, che cosa faresti? Semplicemente, cara Giulia, gli farei sentire questa cosa. La prossima domanda ce la fa Andrea Silvestri, che ci chiede: cosa hai fatto appena hai sentito la notizia dell'hackeraggio a Diletta Leotta? Ma in realtà che io ricordi nulla di particolare. Aspettate un attimo, mi fa un po' male sta mano, non riesco a tenere il telefono. It's Bena ci chiede: Fuck bastarde, se dovessi scegliere tra andare allo stadio e vedere la finale di Champions tra Roma e Bayern, ad esempio. Comunque, vuoi andare dalla tua ragazza perché si sta baciando con uno, che faresti? Allora, che possa essere Roma Bayer, che possa essere Roma Cittadella di campionato, che possa essere l'ultima partita di Totti o quello che vi pare, se la mia ragazza si sta baciando con uno, vado lì e gli taglio le gambe, prima a lui, non solamente le gambe, e poi a lei, e dopodiché posso anche tornare a vivere la mia vita tranquillamente. Jadix ci chiede: hai mai stalkerato una tua fan? Un bacio, Giada. No, praticamente mai, perché però se vuoi ti passo qualche seguace, visto che vedo che ne hai 449, tra l'altro è un profilo interessante che non è privato, quindi ti consiglio comunque di metterlo in privato, questa chiaramente non sei tu. No, comunque non mi è mai capitato di stalkerare una fan. Allora, da qui cominciamo una serie di domande un po' compromettenti, ma soprattutto un po'... aspetta, è un termine che voi avete utilizzato spesso. Ah! Perverse. Cominciamo da Angie Giulia. Da lei che ci chiede: hai mai avuto pensieri perversi sulla mamma di una tua amica barra tuo amico? Ti voglio bene, anche io te ne voglio un po' meno dopo questa domanda. Allora, in realtà, adesso andando a pensieri perversi proprio, cioè, io comunque sono un ragazzo. Bravo ragazzo, perché devo avere pensieri perversi sulle persone? Sì, però ovviamente non vi dirò mai il nome né chi, perché non è che me sputtano. Montvink ci chiede: hai mai fatto pensieri perversi su qualche youtuber? Incredibile, quindi questo era anche il titolo del video perché è clickbait, capito? Cioè in realtà non c'è questa domanda, è chiaramente un video clickbait, lasciate dislike, se no mi disiscrivo dal mio canale e lì poi so cazzi. Comunque, tornando ad essere quasi normali, allora, ci ho girato un po' intorno. Pensieri perversi su qualche youtuber. Che io mi ricordi, non ci crederà nessuno che dico di no, quindi dico di sì. La prossima domanda ce la fa una ragazza, penso, che si chiama Budassi. Budassi comunque è un bel nome. Allora, andresti mai a letto con Enrico Pasquale Praticò girando un video porno per 1 milione di euro? Comunque questa domanda ha testimoniato che lei non avesse nulla da fare quel giorno, pur di farmi una domanda del genere che comunque potesse mettermi in difficoltà. Vi dico che piuttosto che girare un porno con Praticò, faccio il barbone! Sandrina, tanto per rimanere comunque in tema, ci fa una bella domanda. Bella poi, carina. Nel senso, ti è mai capitato di stare con una ragazza? Questa però è bastardissima, eh. Ti è mai capitato di stare con una ragazza e fare pensieri erotici in sua presenza di altre ragazze, magari anche presenti lì in quel momento? Volevo esagerare, ci sei riuscita abbastanza bene. E comunque, che io ricordi no, che io ricordi però poi dipende anche dalla ragazza. Adesso voglio essere sincero, non mi ricordo di aver fatto una cosa del genere. Però penso sarebbe una cosa molto stronza da fare. Poi involontaria. Vabbè, sì, pensieri. La domanda dopo è involontaria. Non penso. Quindi ripeto, non, da quello che mi ricordo, no. Mentre l'ultima domanda ce la fa QQ e poi un codice fiscale. E praticamente ci chiede: ti è mai capitato di avere un'erezione davanti alla ragazza che ti piace o piaceva? E non mentre stavate scopando tutto quanto? Fortunatamente non mi è mai beccato che mi abbiano beccato, non mi è mai capitato, scusate, che mi abbiano beccato, però è successo e l'imbarazzo era forte.
Detto questo, signori, siamo arrivati al termine di questo Fuck Bastardo, il secondo episodio. Allora, facciamo così. Vi dico in diretta come è andato il primo. Allora, praticamente io nel primo episodio vi avevo chiesto 500 like e al momento ne abbiamo raggiunti 813, quindi quasi 1000. Se questo secondo episodio arriva a 1000 like, vi porto il terzo, ovviamente per capire se questa serie, questa sorta di serie comunque può interessarvi, se questi video bastardi vi possono interessare. Oggi siete stati bravi e mi sta piacendo l'evoluzione, cioè mi sta piacendo da un certo punto di vista, nel senso che è figo per voi, un po' di meno per me perché mi sputtano, però comunque mi sta piacendo l'evoluzione di questa serie. Dato che ci sono state domandine nell'episodio precedente, domande un po' più bastarde in questo, non voglio pensare al terzo. Però comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un like. Ci vedremo anche al Games Week. Hashtag Games Week, dislessia, fede clamorosa. Comunque, se non lo siete già, iscrivetevi anche al canale. Noi ci becchiamo con i prossimi video. Un bacione, un abbraccione, un ci diciamo gente, un Dexter a tutti. Bella ragazzi, sto a capire un cazzo. I'm covering my ears like a king.